Degli eventi anche piuttosto complicati come la bonifica della Fibronet di Bari, la bonifica del gasometro di Bari, la demolizione di Punta Perotti. Poi ovviamente abbiamo continuato perché è un'intera comunità, quella pugliese, che ha un'idea chiara dell'ambiente, quindi questo è un premio in realtà a tutta la Puglia, non solo a me. Noi abbiamo fatto la battaglia contro le trivellazioni nell'Adriatico, siamo riusciti a limitare i danni. Siamo la terra che sta combattendo per la decarbonizzazione delle nostre imprese. Abbiamo avuto un grande riconoscimento dall'Unione Europea perché siamo i redattori di un parere sui cambiamenti climatici che è stato approvato all'unanimità dal Comitato delle Regioni Europee e soprattutto siamo una spina nel fianco delle grandi lobby del carbone, del petrolio, dei rifiuti, di tutti quelli che vogliono fare soldi dal disastro ambientale o, ancora peggio, provocando piccoli disastri da risolvere poi in qualche modo. È una tecnica micidiale che distrugge la bellezza e la prospettiva di futuro dei nostri ragazzi. Noi stiamo facendo una lotta molto forte contro l'utilizzo sbagliato della plastica. La plastica è un bene riutilizzabile, non deve essere utilizzata usa e getta, questo è il punto. Quindi tutto ciò che usa e getta in plastica va interrotto. La plastica è un prodotto sicuramente utile, indispensabile, ma deve essere riutilizzabile, deve essere conservata, lavata, esattamente come altri pezzi di altri materiali, e non può essere buttata via. Oggi tutti i ragazzi italiani del mondo sono per le strade e gliela stanno cantando come si deve, quindi mi sento anche un po' meno solo. Tutta una serie di coincidenze qui al Campidoglio a Roma si stanno incrociando e quindi sono molto contento, nel senso che io ho sempre cercato di fare queste battaglie con moderazione e applicando principi scientifici alle decisioni politiche. Non sono un ideologo, sono semplicemente un uomo di buon senso che con l'aiuto di tanta gente esperta ha cercato di costruire delle politiche di rispetto dell'ambiente e sta funzionando, vedo, perché sinceramente non avevo idea di questo premio e quindi è stata una sorpresa bellissima. In questo momento è per dire che non siamo soli, non siete soli. Grazie. Nessuno è solo, ci Grazie. Stiamo dando forza. Grazie.